Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio amichevole Avis Medici Melitesi. È una gara di beneficenza, ovviamente. L'Avis non ha bisogno di presentazioni. Processione, dice donarsi, salute. Donazione sangue. Risultato del primo tempo: Avis 0, Medici Melitesi 1, marcatore Ambrogio al 34esimo del primo tempo. Nel corso di un sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con perfetta scelta di tempo, ha inzuccato Ambrogio e ha completamente spiazzato il pur esperto Vincenzo Sergi, che nulla ha potuto per intercettare quella sfera, quel pallone velenoso. Un tiro iperbolico, maligno, una manita falloide, un tossico, benefico, perfido e malevolo, che si è infilato imparabilmente all'incrocio dei pali. I Blancos nella ripresa giocano alla destra nei rossi teleschermi, tenteranno di mettere il risultato in cassaforte. Il modulo tattico era, si diceva, 4-4-2, che può diventare 4-3-3, anche se molti preferiscono un 3-3-2-2 e perfino 4-5-1 e 4-3-1-2 o 4-3-2-1, tanto per dare dei numeri. Arbitro fino a questo momento ineccepibile, il signor Toscano da Melito Porto Salvo. Arbitro per nulla malleabile, tutte le docce morbide e soffice, o buon samaritano che porga l'altra guancia, cedevole, accomodante, disponibile, arrendevole e perfino compiacente e remissivo, come vorrebbero certi cascatori di Hollywood. Lui invece è un arcigno severo, duro, accigliato, torvo e burbero, perfino se lo richieda aspro e scontroso, irascibile, scorbutico e lunatico e permaloso. Insomma, uno che sa farsi rispettare. Non ha dovuto sudare sette camicie. C'è ora un palo colpito dai Blancos, che sono andati vicino al raddoppio. Tutto questo al quarto minuto nel corso della ripresa, quindi Blancos che hanno legittimato ampiamente il vantaggio. Comunque è una partita aperta, leale. Il Bonton regna sovrano, non è una partita tra Tom e Jerry, Bippi Bippi e Willy Coyote o il dottor Geronimo Stilton, niente duelli, zuffe, risse, scaramucce, alterche e collisioni, urti, baruffe, divergenze o battibecchi. Il
Long John Silver riesce a tenere la ciurma al suo posto nella taverna del Cannocchiale. Il Golle per gli azzurri non arriva ed è un tram che si chiama Desiderio. È una partita tranquilla tra quarantenni o giù di lì, niente mezzogiorno di fuoco, niente fronte del porto, i cannoni di Navarone o la conquista del West. Ogni tanto viene fuori la formazione dell'Aves, il pallino del gioco però è sempre in mano ai Blancos che stanno un po' spadroneggiando. Si sono persi forse nel buco nero della galassia della Via Lattea o di quella di Andromeda e perfino dalla galassia nana. Il golletto non si vede nemmeno con il gran telescopio delle Canarias. Chapeau, clap clap e red carpet per Ambrogio, autore del gol che ha sbloccato il risultato e che brilla come la stella polare. Ogni tanto un calcione sugli stinchi, tanto per ricordarsi che si giochi al pallone. Blancos in avanti, tiro ribattuto in fallo laterale all'altezza della tre quarti campo con i Blancos che hanno il pallino del gioco in mano, 1-0, ma hanno colpito anche un palo. Siamo quasi intorno al decimo. Sfiorano a ripetizione la marcatura i Blancos che sta per Medici Meritesi di Nino Zavettieri e Mordà. Ancora a monte. È andato al tiro di prima intenzione l'attaccante
azzurro, Foti, un tiro scoccato intorno ai 25 metri, un tiro interno che però non ha sortito effetto alcuno. L'ira, la rabbia e la collera cominciano a ribollire come il magma sotto i campi Fregay a Pozzuoli, se non nello Yellowstone. Fremono e scalpitano i giocatori come i lapilli e il magma nella Valle del Bove sopra Catania. Ma riteniamo che per ribaltare ci voglia la forza dell'incredibile Hulk. Se non l'intervento di Capitan America, Superman e l'Uomo Ragno. E perfino gli spinaci di Braccio di Ferro quando deve affrontare Brutus. Match winner fino a questo momento, Ambrogio, con quel colpo pirotecnico, in pratica un match ball. Attenzione, tutto regolare, tiro, rete. Ma l'arbitro è lì a due passi e annulla. Per presunta posizione di offside. Si riparte dall'1-0, dunque non è una partita di calcio champagne con le bollicine effervescente e frizzante. Unico sprazzo, quel micidiale colpo di testa del match winner Ambrogio. Da incorniciare nell'album di famiglia per la serie Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Da Monte, Manti, perde palla, ingrana il turbo laterale a sostegno con questa apertura verso Giordano, scambia con Zavettieri, attenzione, palla buona, dribbling, traversa, un tiro a Palombella scoccato dalla piede sinistro di Dio, Guido Zavettieri, che ha colpito, sono due i legni colpiti dalla formazione dei Blancos, 1-0 sempre per i medici meritesi, gol di Ambrogio. Siamo intorno al quarto d'ora del secondo tempo al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, è sempre 1-0 a favore della formazione dei medici meritesi nei confronti della formazione dell'Aves. Vamos a
I minuti scorrono, 15 e 40, sempre 1-0 per i Blancos. Riesce ad addomesticare questa palla Natale Foti, la scambia con Tringali, questi è Franco Iamonte. Ancora Franco Iamonte. Dialogo fra sordi, non è certamente quello fra Sandokan e Yanes de Gomera o tra Mandrake e Lothar, Pippo e Topolino. Azzurri che sembrano svegliarsi in questa ripresa, finta e doppia finta, fa fuori un paio di avversari, poi spiazza se stesso, come diceva il buon Ujadin Boskov. A proposito di un giocatore che giocava nell'Inter, riesce a spiazzare con le sue finte, riesce a spiazzare gli avversari, ma qualche volta anche i suoi stessi compagni. C'è un leggero infortunio, il gioco è fermo, i minuti 18, il risultato 1-0, lo stadio è il Saverio Spinella di Melito Portosalvo, la partita è un'amichevole di lusso. Sono di fronte due squadre meritesi, l'Aves, una formazione dell'Aves capitanata, galvanizzata da Carmelo Tuscano, e i medici meritesi guidati da Nino Zavettieri. Martino in coppia con Iamonte, questi è Alati, conquista una rimessa laterale, si incarica di effettuarla Carmelo Tringali, questi è Natale Foti, Iamonte, Martino, va al tiro Martino da lunga distanza. Non ci sono problemi. Intanto è cambiato. C'è un cambio, siamo già al pit stop e
nel momento delle Bridgestone, Dunlop, Kleber, Firestone, Pirelli e compagnia bella. Si perde il lancio di Ciccio Alati. Sebastiano Giordano, Nino Zavettieri. Il pallone non raggiunge Salvatore Nucera. Diamonte non aggancia per un niente Carmelo Minniti, ingegnere Carmelo Minniti, leader dell'opposizione in seno al Consiglio Comunale di Merito Porto Salvo. Si aiuta come può sotto gli occhi dell'arbitro, il signor Toscano, Carmelo Toscano da Merito Porto Salvo, che ha già fermato il gioco e ha segnato un calcio piazzato fuori dai Blancos, già battuto. Si sgancia ma non riceve Giordano. Un lancio di un attaccante dei Medici. La rimessa già battuta. A buona guardia Martino Ottavio, uno dei due, l'altro è Roberto. Subisce fallo Franco Iamonte, subito battuto da Ottavio Martino, l'altro Martino Roberto, in coppia con Tato Manti. Ecco Carmelo Tringali, supera la linea centrale del campo, palla al piede, con il suo interno a servire l'ingegnere Minniti, ancora Manti. Si aiuta come può Ottavio Martino. Anche con le mani se occorre. Scaturisce un calcio d'angolo. Caracolla stancamente Salvatore Nucera. Grappolo di uomini in area. Parte il cross, urlo Tarzanino, va in presa aerea Vincenzo Sergi, subito mette in movimento i propri compagni che sonnecchiano. Intraprendente Alati riesce a sbrogliare la matassa, ma poi hanno la meglio i Blancos. Ancora Alati verso Manti, si sgancia e riceve Carmelo Tringali, limite dell'area, palla sul destro, riprende a rientrare, va attato al tiro, tutto da dimenticare, Tato Manti, il pallone no, addirittura finisce direttamente in fallo laterale. Blancos che fino a questo momento hanno dimostrato di avere qualche cosa in più rispetto all'altra squadra, comunque hanno capitalizzato meglio il loro montepremi di occasioni. La partita però non è finita, ovviamente siamo appena al 25esimo e tutto può ancora accadere.
viene chiamato in causa il lontano Paino, ecco una new entry al posto di Barilla. Si gioca al piccolo trotto quasi da fermo. Natale Foti, Martino Roberto, Martino Ottavio, Diamonte Martino, Tato Manti. Fa buona guardia l'esperto Mortà. Zavettieri, lancia in profondità, deve uscire, porta sguarnita ma non aggancia Zavettieri. Nino Zavettieri, Salvatore Lucera. Natale Foti scambia con Ciccialati, supera la linea centrale del campo, palla al piede. Viene fermato da Mordà con tutta calma e calma olimpica. Ci mette una pezza questa volta Carmelo Tringali e sbroglia bene la situazione molto pericolosa, ma insiste ancora davanti alla formazione dei Blancos. È andato al tiro Nino Zavettieri, tutto da dimenticare, il pallone è finito nel campo delle fave, come si diceva ai vecchi tempi del Maro Simone, quando il campo era in terra battuta e quando non esisteva quella muraglia, quel muraglione dietro la porta, c'era il campo delle fave famoso, perché tutti i palloni finivano lì. Questi è Mordà, interno sinistro verso Guido Zavettieri, questi Ciccialati, Franco Iamonte, limite dell'area, ancora Ciccio Alati, perde palla, Nino Zavettieri, Sebastiano Giordano. Un lancio, attenzione, deve uscire alla kamikaze Vincenzo Sergi, questo è Roberto Martino, si smarca e riceve Carmelo Tringali, il suo tiro cross si spegne tra le braccia di Paino. Si allargano le maglie e le squadre sono molto lunghe. È andato al tiro da Domanti, chiedo scusa, sembra voler dire il giocatore. I minuti scorrono, siamo alla mezz'ora. Il risultato non accenna a sbloccarsi, sempre 1-0 per i Blancos e Medici Melitesi, che
che hanno colpito anche due pali, un palo e una traversa, con il portiere battuto, un tiro cross, Zavettieri intuisce tutto ma non può raggiungere questa palla. Si trattava di Nino Zavettieri, mitico personaggio, giocatore, capitano, allenatore, presidente. Che ha giocato anche nelle squadre di merito. Il gioco è fermo e i giocatori anche hanno esaurito tutta la birra che avevano nelle gambe. Si gioca al piccolo trotto, ormai siamo agli sgoccioli del match. Diamonte, Alati, Alati, limite dell'area. Martino Roberto supera la linea centrale del campo, palla al piede. L'interno destro cerca di mettere in movimento Franco Diamonte, cross al centro, tiro. Grossa occasione per gli azzurri, ma c'è stato un intervento falloso sanzionato dall'arbitro. Ancora Carmelo. Tringali, rimessa laterale per Guido Zavettieri, 32:50, siamo ormai in zona Cesarini, siamo agli sgoccioli. Ultimi scampoli, un colpo di testa di Giordano, Poti, Martino, palla in fallo laterale, 34esimo della ripresa, sempre 1-0 per i Blancos. C'è un tiro cross, la palla che arriva dalle parti di Diamonte, in bello stile fa fuori Zavettieri, Palombella al centro aria, la palla rimane lì, prende le misure Martino, il suo tiro viene deviato, Blanco sta alle corde, no.
ormai si attende solamente il fischio di chiusura, il triplice fischio di chiusura dell'arbitro. E proprio in questo momento di parte l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Medici Melitesi battono Aves 1-0, autore Ambrogio al 34esimo del primo tempo. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al registro Dario Amodeo. Medici Melitesi battono Aves 1-0, ma deve passare innanzitutto il messaggio dell'Aves, perché questo è il motivo centrale di questo gran galà al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. Ne parliamo con Carmelo Tuscano, grande giocatore, capitano, allenatore, presidente e anche presidente dell'Aves. Sì, è stata una partita combattuta da parte nostra, anche da parte dei medici, hanno avuto la meglio loro, però il messaggio che abbiamo dato a questo evento è stato abbastanza, decisivo da parte di tutti, anche da voi altri. Qua abbiamo il nostro collega di lunghe battaglie, il dottor Zavettieri, che anche stavolta, per la seconda volta di seguito, ci hanno battuto. Nino Zavettieri naturalmente non ha bisogno di presentazioni, anche lui giocatore, capitano, allenatore, presidente, ha vinto tutto quello che c'era da vincere a livello di club, a livello dilettantistico, a livello aziendale, con campionati nazionali, campionati d'Europa, campionati del mondo, e chi più ne ha più ne metta. Buonasera a tutti, anzi volevo dire che noi non abbiamo battuto nessuno, qua ha vinto solo la solidarietà. Perché questa partita noi la facciamo tradizionalmente ogni anno, già siamo alla quarta, quinta edizione, la consideriamo parte del nostro percorso annuale, del nostro programma, perché saremo in partenza per il Montenegro, dove disputeremo i campionati di categoria dei medici. Per tornare alla solidarietà, queste iniziative non possono fare altro che bene a tutti, specialmente voglio congratularmi con i rappresentanti dell'Aves, con Carmelo Tuscano e con quanto hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione. Speriamo di proseguire a lungo su questa strada, perché vuol dire che saremo sempre pieni, animati di spirito, di buona volontà, e che ci teniamo affinché l'umanità vada in una certa maniera. Ecco, al di là del messaggio però dobbiamo parlare un attimino anche della partita, due pali, un palo e una traversa, un gol e qualche occasione grossa per arrotondare. C'è da dire che rispetto all'anno scorso gli avversari quest'anno erano messi meglio, erano più in forza, diciamo. Non so cosa, forse hanno poco amalgama, noi ci stiamo allenando da un periodo di tempo a questa parte, per cui probabilmente a noi il gioco è riuscito più facile. L'unica vera grossa occasione della squadra dell'Aves è quella capitata a Natale Iamonte con quella grande parata del portiere Barilla. Sì, ma fa parte del gioco, anche perché sapevamo che la squadra dei medici è una squadra già collaudata, che giocano da molto tempo insieme, noi stiamo cercando di amalgamarci nella stessa maniera, tanto se tutto procede per come deve andare speriamo di fare un'altra partita entro l'anno 2016 verso la fine di ottobre. Se tutto va per come deve andare, però dobbiamo accettare questa sconfitta da parte di una squadra più omogenea. Più allenata. Questa, la prossima manifestazione, come diceva Carmelo, penso che sarà fatta un pochettino più in pompa magna, con invito di autorità e quanto c'è nel mondo del sociale. L'unica che, facendo la partita di sera, non abbiamo la possibilità di avere l'automateca sul posto con un gruppo di donatori, perché il sangue, come il dottore Zavettiere sa, è giusto, è vita, ma è giusto che si dia al mattino e non alla sera, perché
il donatore più, il sangue del donatore è più eccellente, penso. Oggi ci programmiamo per una domenica mattina. Una domenica mattina, ecco, quando qua abbiamo il campo non occupato, il campo libero, e faremo sicuramente meglio. Possiamo fare questo, organizzare a ottobre la domenica mattina con l'automateca dentro qua allo stadio. Qua allo stadio, e con una raccolta straordinaria, e poi in contemporanea verso le 10:30 fare l'incontro di calcio. Donazione del sangue, c'è una tradizione qui a Merito Portosalvo? Ma io, per la verità, personalmente, per quello che mi concerne, nel lontano 1970-73, passando sotto il Duomo di Milano, sono entrato in una emoteca che era lì ferma, e ho dato spontaneamente il sangue. Credo che già a quell'epoca mi avessero schedato come donatore di sangue, perché poi mi arrivò la tessera a casa. Quindi le tradizioni sono lunghe, si sa che poi qua noi con un ospedale di tradizione chirurgica di sangue ne avevamo bisogno, e quanto ne avevamo bisogno, per cui siamo stati sempre ben forniti sotto questo aspetto, perché c'era la collaborazione della gente, perché ognuno era spontaneo. Ecco. Diciamo che l'ospedale di Merito soffriva durante l'anno, quando ancora esisteva il centro trasfusionale, di circa, solo l'AVES forniva per tutto il periodo annuale circa dai 100 ai 130 sacche l'anno, quindi diciamo che tamponava in parte le esigenze dell'ospedale. Poi giustamente le necessità si sono allargate, diciamo che è venuta a mancare la parte strutturale dell'ospedale, quindi un po' di donazioni sono andate perse, perché non c'era più un centro di raccolta come c'era il centro trasfusionale. Quindi si deve programmare con l'automoteca e fare il giro di passaparola a quei volontari che ancora ci credono in questo valore umano. I fratelli Zavettieri, come i famosi santi San Cosimo e Damiano, santi medici, sono sempre comunque al centro delle operazioni. E ringraziamo Dio per questo, e speriamo che ci lasci a lungo. Concludendo, un grazie ai medici, anche perché la vecchia guardia ancora porta avanti il gioco del calcio, diciamo, amatoriale. Ah. Un saluto. Grazie, e grazie a voi, arrivederci alla prossima. Quindi parliamo un po' della partita, voglio dire, c'è stata poca storia. No, vabbè. Almeno sul piano delle occasioni. No, vabbè, era una partita che noi provavamo alcuni schemi, ma fondamentalmente eravamo 5/11 di quelli titolari. Dobbiamo prepararci per il campionato nazionale che andremo ad affrontare in Montenegro, quello dei medici, quindi era un pochino più per valutare le condizioni fisiche della squadra. Anche perché tra una settimana andremo a giocare, quindi è stata una prova giusto più che altro per provare alcuni schemi. Domenico Paino, Mimmo per gli amici, occhi di gatto, nelle sue mani il destino di tante partite. Ma io, il calcio è una passione per me, è un divertimento stare insieme, è un rispetto delle regole. Oggi è una giornata particolare perché, come sempre, come ogni anno, insomma, ci spendiamo per una causa buona che socialmente, insomma, è apprezzabile da tutti, anche dallo sport. L'AVES è un'associazione che da sempre si è spesa per la salute, per il benessere di tutti i cittadini. Ecco, noi abbiamo dato la nostra adesione come ogni anno e speriamo di esserci riusciti, almeno stasera sì, sicuramente sì. L'ingegnere Carmelo Minniti, parliamo un po' di tutto, di questa iniziativa dell'AVES e anche della partita. Buonasera a tutti, intanto sì, la partita, partiamo da questo appuntamento che si ripete periodicamente e che ci fa ritrovare un po' tra amici a correre in un campo così come diciamo, ci piace fare. Però chiaramente il vero motivo che sta dietro queste iniziative è la donazione di sangue. Quello che, diciamo, vorremmo sottolineare, è una riflessione che facevamo poco fa negli spogliatoi, è che in effetti il numero di donatori a Merito è ancora troppo basso.
tra le due associazioni che fanno raccolta di sangue, sembra che non ci siano più di 250 donatori. Ora, Melito è un paese riconosciuto come, diciamo, un paese generoso, quindi probabilmente va stimolato. Speriamo appunto che prossimamente, nelle prossime occasioni, quando ci saranno le automoteche, quando ci saranno le raccolte, insomma, i meritesi si facciano più vedere, insomma, in queste occasioni e che il numero di donatori possa aumentare, perché di sangue ce n'è sempre bisogno. Leader dell'opposizione in Consiglio Comunale, ma anche leader in campo. Non esageriamo, diciamo. La politica in questo momento lasciamola fuori, perché questa è un'occasione che esula un po' dalla politica e per la quale, insomma, non deve essere colorata in nessun modo, per cui la politica la lasciamo fuori. In campo cerchiamo di darci da fare, diciamo. Mi considero più un gregario, ecco, che un leader a disposizione della squadra. Parliamo della partita. Ma la partita, ci siamo dati da fare entrambe le squadre, secondo me il risultato è un po' bugiardo, ci stava benissimo un pareggio, però come diceva Boscov, insomma, se il pallone non entra, insomma, non si può vincere, quindi è giusto anche che sia finita così.